Ciao a tutti, oggi nevica. Siamo qui a Torino, alla stazione di Rebodengo Fossata, perché dovevo prendere il treno. E ho corso, perché sono uscito alle 5:17 qui a Via Fossata di Rebodengo, come mi ha detto un signore, che mi ha dato tanti consigli. Parte il treno. Quindi, cioè, non è che me l'ha detto il signore, io l'ho guardato su Trenitalia, qualcuno sicuramente l'ha scritto, non so se fosse un signore o una signora, ma l'ha scritto. E io boh, l'ho visto, soltanto che non ci avrei mai fatta in condizioni tipo a piedi. E invece è passato questo bus 10, che è dedicato, non so, ha detto ai lavoratori Fiat, che però tanto c'è gente che sale lo stesso. E così sono salito ed era tutto quanto color giallo, senza nessun nome, senza nessun numero. Io poi l'ho preso, tanto andavo nella direzione in cui andavo anche io. E poi, dato che ero già dentro ormai, sono andato. Ed è stato bello perché dentro era pieno di persone abbastanza cordiali. Non so se mi state sentendo perché qui c'è un sacco di casino. Però tanto ho perso il treno e quindi faccio una passeggiatina, che è bellissimo. E questo signore simpatico, a parte che mi ha fatto scendere nella stazione troppo avanti, perché in teoria io sono nella stazione, nella fermata, troppo avanti, perché in teoria io devo scendere una prima per arrivare dritto, senza interruzioni, e accorciarvi più molti tempi. E sarei riuscito a prendere il treno, perché l'ho mancato tipo per un minuto, mezzo minuto. Praticamente ho visto la spioncina del binario che si cancellava quando rampeggia che sta arrivando il treno. Ce l'avrei fatta, però vabbè. Mi sto facendo un giro e questo è il vlog. E quindi vi dico che ho scoperto una cosa che non avrei potuto se non avessi fatto questa esperienza. Allora, praticamente qua dove sono camminato prima, e lì al deposito, c'è una specie di deposito vicino alla stazione di Via Fossata che la mantengono attiva, cioè attiva, più che altro non la buttano giù perché ci ha dormito Napoleone. Quindi sono in una zona in cui ha dormito Napoleone, però ci sono dormito, cioè poteva dormire ovunque, io dormo un po' ovunque, quindi di certo non ha lasciato chissà quale segno, secondo me, cioè magari sul letto, ma tanto il letto non credo ci sia ancora, o se c'è, boh. Mi ha detto che forse lo buttano giù per farci qualcosa, tirano su qualcosa delle strutture per boh, chissà, ma questo non è sicuro. Però ha sentito voci, sarebbe bene se creassero posti di lavoro per i giovani, dice. Io oggi ho fatto una grande cacchiata, perché ho messo le scarpe che sotto sono un po' rotte e come vedete sta nevicando, e quindi praticamente è come se stessi camminando sull'acqua, o meglio sulla neve, che forse è peggio. Però devo dire che è carino, a parte che mi sto congelando i piedi in un modo pazzesco, però non è male come esperienza. Prima o poi bisognerebbe farla, no? Camminare intendo scalzi sulla neve, che non l'ho mai fatto io, ora lo sto facendo. Volevo stamattina mettermi i boots, però non l'ho fatto. Che bello questo parco, guardate, è super fighissimo. Vado magari dietro la stazione, tanto c'è tempo. Arriva ai 44 mi pare, e sono e 20, no 20, ormai saranno 24-25, ma non è un problema, ho un quarto d'ora ancora e sto vicino, così esploro, speriamo non ci sia qualche cacca per terra, perché sennò non sarebbe una bellissima esperienza, soprattutto dato che è come se fossi senza scarpe. E oggi è stato fichissimo a lezione, perché abbiamo fatto compositing, abbiamo iniziato con After Effects di Premiere e abbiamo fatto anche di Premiere della suite Adobe, e poi abbiamo fatto anche un po' di Premiere questa mattina. E mi è stata una giornata un po' pesante, perché ho dormito poco come al solito, 4 ore e mezza. Ultimamente sto dormendo veramente veramente poco, troppo poco, però sto realizzando dei lavori che non mi dispiace, sta funzionando questa scuola e ne sono contento. Presto, se riuscirò, farò qualche compositing carino.
Adesso ne stiamo facendo uno in cui abbiamo creato una casa, un'ambientazione tridimensionale in cui tu crei, abbiamo messo quattro pareti, abbiamo messo il soffitto, il pavimento, o meglio, ci ha fatto vedere come fare, domani lo faremo. E noi creiamo la stanza, mettiamo anche una persona dentro, abbiamo messo Homer Simpson con le lattine, che poverino sembrava dentro una prigione, non è che fosse molto contento, però si è bevuto tante lattine lì dentro, perché si vede che c'aveva tempo e quindi... Sono contento che nevica, perché nevica tantissimo, a me la neve piace, voi non lo so, vi piace la neve. E poi perché... Comunque ho preso, praticamente non ho assunto caffè, che in questi giorni sto anche assumendo troppa caffeina. E o meglio, ho mangiato soltanto 4 chicchi di caffè al cioccolato, cioè cioccolato col caffè dentro, insomma c'è un cioccolatino qua dentro i chicchi di caffè, e c'erano 4 chicchi. Quindi ho mangiato più o meno 4 chicchi di caffè in tutta la giornata, e per me è un grande passo avanti. E forse oggi, speriamo, chissà, riuscirò a dormire. Allora... ho deciso di incamminarmi in questo momento verso la stazione, così arrivo tranquillo, sereno, un po' meno addormentato perché il freddo comunque un pochettino sveglia. Poi ho chiacchierato con voi e quindi sono contento. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!